letto questo libro, quali sono state le loro reazioni? Allora, una è in sala, quindi se volete posso passare il microfono. Perché no? Non ora però, diciamo, no. Alla fine. C'erano i miei fratelli, insomma, prima dei miei figli venivano, anche perché quelli che potevano dire veramente, mentre la mia figlia qui presente, suo nonno non l'ha neanche, cioè l'ha visto, è morto che aveva 2 anni, quindi non se lo può ricordare, quindi leggere il libro come un romanzo, i miei fratelli per non male il loro padre se lo ricordano quanto me, se non addirittura meglio. Per cui il momento, diciamo, di fuoco è stato quello, cioè la lettura che hanno fatto loro. E soprattutto non tanto il giudizio sul libro o sulla fedeltà del libro al personaggio, quanto a distanza di tutti questi anni, quando si suppone che quella cosa lì, cioè la morte della perdita del padre, eccetera, sia stata ampiamente elaborata, superata. Uso una parola, qui si chiama leggere per non dimenticare, mi dispiace di dare l'impressione nell'intervista che ho rilasciato che invece io scrivo per dimenticare, però poi insomma la vita continua, la letteratura secondo me ha questo doppio statuto, cioè che contemporaneamente sigilla le cose, ma proprio perché le sigilla poi uno le può anche mettere in fondo, tutta la scrittura è stata inventata per quella, per levarti una cosa dalla testa e metterla in uno scaffale, no? Prima della scrittura tutto era nella nostra testa, con la scrittura noi possiamo cominciare a mettere qualche cosa di noi in un diario, in un libro, in un romanzo e poi passare ad altro e poi, come dire, avanzare. Anche l'oblio, oltre che la memoria, ha una funzione fondamentale nella nostra vita, bruciare le cose, consumare, lasciarcele alle spalle, fare spazio alla nostra vita, nella nostra mente e così via. Però è chiaro che loro, mentre io questa cosa l'avevo elaborato, loro l'avevano semplicemente allontanato nel tempo, quindi la lettura ha fatto tornare di botto, soprattutto sia mio fratello che mia sorella, a quei giorni là, a quegli anni là, e questo per loro è stato sicuramente molto drammatico, molto molto drammatico. Però il resto non si fa la frittata senza rompere le uova, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo gli effetti collaterali di una cosa del genere. Poi naturalmente questo ha anche provocato gratitudine nei miei confronti, oppure soprattutto da parte di mio fratello, il quale probabilmente ha vissuto qualcosa di simile a quello che ho vissuto io, perché questo poi è un rapporto, ricordiamoci, di maschio con maschio, cioè figlio maschio con padre, il rapporto di una figlia completamente diverso, quindi prendetela così, penso che il mio, diciamo, doppio era mio fratello, quindi lui ha avuto, diciamo, un'identificazione molto forte con me, col personaggio che sono io nel libro. Per mia sorella è stato un puro riaffiorare di qualche cosa che è devastante, insomma, ma non solo nella parte, diciamo, la seconda parte, quella della morte, anche la prima parte, perché nessuno ha mai fatto questo lavoro su mio padre, no? Non è che c'è una galleria di fotografie, mio padre è un uomo che è scomparso in tutti i sensi, a cui nessuno più pensa. Facendo così io gli ho fatto una specie di monumento e l'ho messo davanti agli occhi di chi giustamente non pensava più a lui. Io stesso nel rileggerlo ho dovuto riattraversare quella roba, però devo dire la verità, il vantaggio di uno scrittore, di uno che scrive insomma, rispetto alla propria opera, è che poi la tratta tecnicamente, cioè non pensa più alla cosa ma pensa al modo, non pensa più a ciò che viene raccontato ma a come lo devi raccontare. Cioè, in altre parole, diventa un problema tecnico rileggere un libro e migliorarlo, e questo è molto confortante, forse è l'unica cosa che la rende tollerabile, no? Rileggere un libro così. Se invece lo devo rileggere con le lacrime agli occhi, diciamo così, sono fottuto, nel senso che non sarei mai riuscito a... Mi è successo di sbragare una volta sola, ed è stata dalla prima intervista che ho fatto alla radio, al programma di Radio 3 Fahrenheit, era la prima cosa che facevo, il libro era uscito da un giorno, io ero piuttosto
impreparato, non so come dire, psicologicamente a questo fatto che il libro adesso fosse nelle mani dei lettori, eccetera, e l'intervistatrice, prima che andassimo in onda, mi fa: vuoi leggere una pagina del libro in diretta? E dico: ma sì, se vuoi sì, lo faccio. Ti andrebbe di leggere questa pagina qui? Ha preso una pagina a caso, allora ho detto: fammi vedere. Ho letto quel pezzetto della pagina, mi è venuto uno stranguglione terrificante, ho avuto un corato di pianto tanto violento quanto breve, per fortuna, perché ha cominciato a lampeggiare la luce del rosso. Poi mi sono calmato, e lei era molto preoccupata, che ha detto: qui comincia, se andiamo, cioè, la vedo, anche perché Albinati aveva detto prima: resterà con noi tutto il pomeriggio a tenerci compagnia. Questo se è ridotto così, figuriamoci come facciamo a fare il gioco a quiz. C'era pure il gioco a quiz. Gioco a quiz su cui, se volete, poi vi dico, perché è stata una cosa molto interessante. Non ha indovinato nessuno, e per una ragione. Vabbè, comunque, se non fare la dico perché. Se me la ricordo, è molto interessante anche del modo con cui i lettori vedono una cosa o pensano a qualcosa. Vabbè, insomma, ecco, quella volta ho esaurito tutto il mio pathos, una volta per tutte. E per il resto questo adesso per me è un libro. E anzi, più è un libro, più sono contento. Nel senso che più questo è... Io odio la definizione che spesso viene data a sproposito, romanzo, o si legge come un romanzo. Questo non è un romanzo, si può dire senza mentire, no? Però mi piace che invece in qualche misura lo sia, perché non è più la storia mia e di mio padre. Almeno, anche se lo è al millesimo, adesso è soltanto un libro. Ed è questo il significato del dimenticare, intendevo, no? Cioè la propria vita. Se si riesce ad arrivare a un punto a cui la si guarda dal di fuori, apprezzandola per quello che c'è da apprezzare o il contrario, allora possiamo, penso che possiamo vivere. Per vivere credo che ci voglia molto spazio, molta aria intorno, molta, una casa troppo piena di roba, di ricordi, di oggetti, non può essere abitata veramente, credo. Allora il mio modo per poter abitare la mia vita è stato di ridurre, mio padre ha formato della SIS Mondadori, così facendo però, secondo la vecchia scuola, diciamo classica, consegnandolo all'eternità. Cioè l'idea perversa che qualcuno, leggendo il libro tra 100 e 200 anni, ricordi mio padre, perversa perché vuol dire che uno ha ambizione di durata, è meravigliosa, insomma, perché se no le vite sono perdute, ecco. Allora aver salvato la sua, se l'ho salvata, no, mi dà un grandissimo orgoglio. Ricordate, è veramente bello, io lo so a memoria, però continuerò a leggerlo ancora. Ho alcune domande. Intanto poi non sono d'accordo su quanto dici nell'intervista, che, ma non perché io faccio leggere per non dimenticare, no, non sono d'accordo quando dici che veramente tuo padre nel libro ha significato toglierlo dalla tua vita, lasciarmi alle spalle quello che è stato ed iniziare a vivere io stesso. No, tu sei rimasto figlio, non hai lasciato tuo padre, tu sei diventato figlio. Con questo libro io credo. Poi, alcuni critici hanno visto in affabulazione di Pasolini l'antecedente ideale di questo libro e non so se è possibile. E poi volevo chiederti che ha suscitato molte perplessità le mie pagine sulla sanità, che appunto, come dicevi te, contribuisce a far diventare il paziente un prosciutto da stolpare fino all'osso. Penso che anche questo possa essere un fatto generazionale di un'epoca e si riferisca a strutture private. Un po' l'ho già detto su questa storia dei
medici o della sanità, eccetera. Peraltro questa immagine di questo medico che sventola questa immaginaria fetta di prosciutto e dice: per noi medici un paziente come lei è come una fetta di prosciutto, non è una mia invenzione, purtroppo, non è una mia invenzione da commedia o da satira, ma è quello a cui ho assistito con i miei occhi. Quindi se una cosa esiste, adesso non voglio fare come facevamo passare l'autodifesa dello scrittore dicendo: guardate che queste cose non è che le metto io, ci sono nella realtà, io le rifletto, ve le racconto. Quindi su questo aspetto qui avrei nuovi motivi per essere risentito con medici, perché non è che l'epopea medica si sia chiusa purtroppo con mio padre e adesso avrei nuovi capitoli da aprire. Probabilmente non li scriverei più, perché penso sia inutile farlo. Cioè quel risentimento di ragazzo, insomma, ho poco più di 30 anni, di giovane uomo che adesso pensa, appunto, come dico nel libro, vado da quei dottori, mi verso lo zucchero nel serbatoio della macchina, mi taglio le gomme, o gli faccio il culo, gli faccio causa, insomma qualcosa devo fare contro costoro, io non ce l'ho più. Anche perché questo lo dico purtroppo, perché non sono più, diciamo, aggressivo ed energico come ero da ragazzo. Quindi bene, perché sono più saggio, male perché sono più vecchio. Però motivi di furore, volendo, li possiamo trovare nella sanità pubblica, perché anche quelli che muoiono negli ospedali siciliani, dico siciliani perché lì proprio muoiono come mosche, penso siano contenti di dire: beh, però la mia è la sanità pubblica, quindi insomma, come caschi. Voglio fare un piccolo paragone con le prigioni, se non vi dispiace, che è il mio campo molto più degli ospedali. Cioè, le prigioni, uno pensa in Italia che siano un luogo più o meno tutto uguale ovunque, in cui uno capita dentro, si mette un pigiama a strisce e ci passa dentro un periodo. Più o meno da, diciamo, dalle Alpi alle Piramidi dovrebbe essere così. Non è così, dipende da come caschi. E se caschi male, allora sono veramente dolori. E lo stesso più o meno mi sembra che sia con la sanità, o anche con i licei dove scrivi i tuoi figli. C'è la classe con il professore bravissimo, la classe accanto con la professoressa pazza furiosa che è andata male, anche perché questo pazzo furioso, che è il tuo medico, il tuo insegnante o il tuo agente di custodia, che potrebbe essere un sadico violento o una persona gentilissima, non può essere rimossa da dove sta. Questa è la legge, la legge italiana dice che se ti batti un cattivo medico, un cattivo insegnante, una guardia sadica, ci dispiace, ti è andata male. Questo francamente direi che è una caratteristica del pubblico. Al limite del privato, se te lo sei andato a cercare te il sadico, è anche colpa tua, quindi in un certo senso non puoi neanche prendertela con altri che con te stesso. Ma c'era l'altra domanda che mi sembrava più interessante, che era quella relativa a Pasolini. Allora, è molto interessante un fatto, lo dico come legge generale, che i miei libri sono stati molto spesso affiliati, apparentati a dei libri che io non avevo letto, ma che leggendo dopo l'affiliazione, lo farò subito con una fabulazione che io in realtà non ho mai letto, mi accorgo che io sì sono debitore a quei libri, sono debitore senza averli letti, sono una specie di inconsapevole seguace. Mi è successo per esempio con i miei primi libri con Landolfi, con Antonio Landolfi, sì, Tommaso Landolfi, Antonio Rampolino, con Tommaso Landolfi mi dicevano: certo, i tuoi racconti ricordano molto quelli di Landolfi, io però non li avevo letti, li lessi e mi accorsi che era vero, io ero un suo imitatore. Quindi può darsi che ci siano, cioè nella letteratura non funziona cronologicamente, talvolta si è influenzati in modo misterioso da delle presenze che sono precedenti a te. Pasolini sicuramente è stato per molti versi, anche per contrasto direi, non solo, non tanto per imitazione quanto per contrasto, importante nella mia formazione. Però Fabulazione non l'ho mai letto, quindi può darsi che invece sia quello il precedente. L'inconsapevole mossa del cavallo che scatta e tu ti ritrovi, esatto, una cosa che non potevi prevedere.
ti ritrovi davanti a una cosa che ti aspettava da un sacco di tempo, magari, no? Era lì per te, ma tu non l'avevi mai incontrata. Quindi adesso la prima cosa che faccio domani è comprarmi una fabulazione e vedere se questa cosa è vera. Con la mia voce sento più all'occhio e mi scuso, volevo leggervi un pezzettino di questo straordinario libro. Mio padre nutriva la convinzione che parlare di sé sia disdicevole. Aveva una fremma e un pudore che non si incontrano neanche nelle storielle inglesi. Prendiamo una volta che fece l'8:30 di Fellini in TV. Continuava a alzarsi e a rimettersi seduto sul divano, si avvicinava al tavolo col solitario di carte, poi andava di là a prendere le sigarette, passando davanti allo schermo, per mostrarmi la sua irritazione. Io facevo finta di nulla, guardavo il film e sorridevo. Finché mio padre urlò: ma che ce ne importa di questo che parla dei fatti suoi? Fellini doveva rappresentare tutto ciò che gli disprezzava, il parlare di sé, la memoria, la malcorta, l'iperbole, l'indulgenza verso il proprio vissuto. Fu una delle rare volte che litigammo per la TV. Questo ingegnere è un personaggio veramente, veramente, veramente difficile, ma veramente interessante, veramente bello, veramente. Il mistero incredibile della sua energia, senza limiti. L'autore dice che non ha mai visto suo padre stanco, non tenendo conto ovviamente della di quando si ammalò. Non l'ha mai sentito lamentarsi per un lavoro gravoso, per una giornata pesante. Malgrado era un uomo apparentemente spaventosamente ambiguo, in apparenza calmo e freddo, fino a farle pensare che fosse indifferente alla maggior parte dei problemi degli altri e perfino in un certo senso ai propri, dimostrava in alcune occasioni una sensibilità morbosa e infantile che gli faceva perdere ogni misura. Malgrado fosse timido, non gli si piaceva farsi avanti quando si trattava di dimostrare anticonformismo e sprezzo delle convinzioni. Secondo me questo padre ingegnere, di cui Edoardo Albinati dice di essersi liberato, non se ne è liberato affatto, ed è diventato veramente figlio. Ma è interessante come alcuni lettori vedono questo libro come una sorta impossibile, per fare degli esempi molto nobili, alla lettera al padre di Kafka, no? Dove il figlio rimprovera fondamentalmente al padre la potenza, l'arroganza, la forza che il figlio non ha e di averli sempre fatti pesare sul figlio. Altri invece, una mia amica per esempio, che ha letto il libro, mi ha detto: ma tu non hai capito niente, tuo padre era un fico pazzesco. Sì, io dico, sì, sicuramente non ho capito niente allora, ma sono contento che, malgrado io non lo considerassi tale, il mio libro lo faccia apparire. O forse appunto questo mettersi alle spalle la propria... Io non credo molto al complesso di Edipo, dico la verità. Io non penso che nessuno, tranne Pietro Maso, pensi seriamente o sogni o desideri inconsciamente di uccidere su un figlio maschio, di uccidere il padre. Credo che sia una bellissima immagine letteraria, un fantastico tragedia greca, ma che non sia fondamentalmente vera. Però è vero che se non sei tu a farlo direttamente col pugnale o con la pistola o col veleno, è la vita prima o poi a farlo, questo sporco lavoro, cioè di liberarti da tuo padre, che è poi la legge della vita, cioè che le generazioni si avvicendano e perché arrivino le generazioni nuove bisogna che quelle prima slogino. E io personalmente non ho infatti nulla contro la morte, mi sembra una grande trovata, insomma un meccanismo molto sensato. L'unico posto in cui la morte non c'era era il paradiso terrestre, però purtroppo abbiamo peccato e
tocca, è cominciata la tarantella, da allora ci tocca. Infatti mi ha sempre stupito come non venga considerato nella famosa frase biblica partorirai con dolore come maledizione, non tanto il fatto che ci sia il dolore, tutti quanti si appoggiano sul dolore, no? Partorirai con dolore, no, partorirai, cioè non sei più immortale, morirai, dovrai fare dei figli, dovrai riprodurti, quello è il purgatorio che dovrai vivere, mentre se restavi qua nel paradiso non c'è violenza, non c'è morte, gli animali non si c'è una bellissima versione apocrifa della Genesi dove una belva salta addosso a Adamo ed Eva ed Eva lo riprovera questa belva di voler fare del male, e la belva dice perché siete voi che avete combinato questo, cioè siete voi che avete immesso la morte. Io prima non mordevo nessuno, non aggredivo nessuno, quindi è il peccato introdotto dall'uomo che ha creato la mortalità e dunque la generazione. Però una volta che è stata creata questo sistema infernale, credo che sia normale, infatti credo che non vi sia nulla di più triste di un padre che sopravvive al proprio figlio. Se questo è immensamente più doloroso del contrario, nel contrario si può sempre dire che è arrivato il momento. Dunque, se non siamo noi a volerci liberare dei nostri genitori, qualcun altro lo farà. Il problema è che, qui riferisco specialmente alla mia esperienza diretta, posso dire, forse perché ero più giovane, forse perché ero il figlio maschio, primogenito, forse perché morendo mio padre mi ha lasciato dei quattrini che hanno permesso alla mia vita di essere migliore di quella che sarebbe stata senza, forse perché ero abbastanza giovane quando è successo, perché la mia vita non ricominciasse, perché non è che si era fermata, si aprisse una nuova fase. Io purtroppo trovo incomparabile tuttora, non solo perché una è lontana e l'altra è vicina, la scomparsa dei miei due genitori, cioè, mentre quella di mio padre è stata molto dolorosa, però la mia vita non è finita quel giorno, in un certo senso con la perdita di mia madre la mia vita è finita. E non è che ne veda un'altra baldanzosa che è stata, cioè, mentre la figura di mio padre levandosi mi ha fatto vedere delle cose, la figura di mia madre quando si è levata ha lasciato un buco, non c'è niente dietro. Quindi questo volevo anche dire dicendo che l'elaborazione, e infatti su mia madre non posso scrivere nulla perché non ho niente da tutto da consegnare, no? E purtroppo la frase molto, diciamo, molto dibattuta di questo libro, io resterò per sempre un figlio, ha cessato di essere vera adesso, quest'anno, con la pubblicazione del libro e con questa idea che in fondo è una confessione. Una volta proprio Golino, recensendo un mio libro, che probabilmente dico un po', parlò di adultescenza, e cioè questa condizione tipica della mia generazione, di chi poi, cioè di protrarre la propria adolescenza molto avanti, persino facendo figli, facendo famiglia, cioè quindi non restando un adolescente lavorando, comprando e vendendo macchine, stipulando assicurazioni, cioè facendo tutto ciò che fa un adulto, trattenere la propria adolescenza nel tempo. Che memoria! Ma è vero, è solo la tua vicinanza fisica che mi ha permesso adolescenza, perché poi me la sono ripetuta questa formula. Perché l'unica cosa interessante veramente della recensione è quando impari qualcosa e dici però. Citavo la fonte. Ah, ecco, io penso che sia un puro Golino con l'adolescenza, invece non lo è. Comunque, magari poi ci dirà dove l'aveva presa. Però con la pubblicazione del libro, con la scoperta di mia madre, la pubblicazione del libro e tutto quanto, questa colpevole ma anche beata condizione per cui si resta figli, ahimè, io ormai sono il più vecchio degli abbinati. Quindi a questo punto continuare a fare l'eterno figlio, sì, posso anche provare
fingere di farlo, ma non è più vera, però è stata sicuramente vera per 20 anni, cioè tra mio padre e mia madre io ancora mi sono sentito fondamentalmente un dilettante dell'età adulta, no? Uno che fa le cose come le farebbe un cacciatore della domenica, cioè uno che non impara mai veramente una cosa, non diventa una cosa, ma sta facendo più o meno come fanno gli altri. Allora io guardavo gli adulti e dicevo, allora com'è che si... Io guardavo per esempio l'esempio di mio padre, no? Dicevo, come avrebbe fatto mio padre così? Allora io faccio più o meno lo stesso. Voglio, per esempio, a me succede qualche volta quando mi arrabbio con chi non mi paga, cosa che succede molto spesso, pagamenti a 90, 120, 180 giorni, eccetera, eccetera. Allora, quando devo fare la telefonata, adesso faccio, aspetta un po', come che faceva mio padre quando telefonava? Mi metto lì, mi carico un po' e faccio un'imitazione di uomo freddo e pratico, cosa che lui è molto bravo, a lui gli veniva naturale, io devo produrre una sorta di passabile imitazione di persona seria. Anche questo fatto, per tornare alla vostra presentazione, di grande serietà, io devo dire che una buona quota della mia serietà è autoprodotta, insomma, è simulata, è impostata in seguito a esercizi, lunghi esercizi, però peraltro è anche vero, come voi sapete, che noi di nature ce ne abbiamo almeno due, se non di più. Una è quella, diciamo, naturale, e l'altra è quella che ci studiamo e ci costruiamo da soli, e poi alla fine questa seconda talvolta diventa ancora più vera della prima. E sono convinto che anche il mio padre fosse questo, che la sua serietà fosse stata anche il frutto di un lavoro su di sé, perché io credo che mio padre fosse molto più passionale, molto più femmineo, molto più bizzarro di come poi volesse apparire. E ogni tanto si serpeggia questa bizzarria, soprattutto questo aspetto femmineo, perché ecco, allora forse è tutto là la formula. Questi erano uomini il cui lato femmineo era tenuto a bada in modo ferreo, in modo implacabile, e quelli che l'hanno tenuto più a bada di tutti sono riusciti poi a passare per veri uomini, diciamo così, o quelli che una volta venivano considerati tali, che devo dire nel mio immaginario sono molto importanti, cioè non dico John Wayne, ma insomma l'ingegnere per esempio lo è. Questo è un libro che in Germania è uscito nel 1963, è di un sociologo della scuola di Francoforte, amico di Marcuse, tradotto da noi nel 1970 quando furoreggiava il marcusismo anche nell'editoria, e si chiama Verso una società senza padre. Io l'ho letto quando ero uscito in Italia nel 70. Avevo letto il libro di Edoardo quando uscì, e mi scrissi anche un articolo che poi è il succo di quello che ho detto del libro su Repubblica. Stavolta, dovendo venire qui a parlarne, ho riletto il libro e mi è venuto naturale, era proprio in un sito della biblioteca di fronte ai miei occhi. Dico, ma come? Io ho questo libro che ho letto, pensato, sottolineato, e quando ho letto il libro di Edoardo, allora non me ne sono reso conto. Ovviamente mi sono diletto il libro e ho trovato delle cose straordinarie che dimostrano come c'è uno slittamento, soprattutto da quando la società è diventata di massa, verso una società senza padre, di cui cogliamo i riflessi magari anche pedestri e banali, in inchieste giornalistiche, che non c'è più il padre, una settimana dopo puntualmente magari lo stesso giornale, il ritorno del padre, e così via, come si fa con il maschio. Leggevo giorni fa, proprio sul mio giornale, che ritornava il maschio, e dopo magari 2 mesi fa ricordavo la stessa inchiesta sul fatto che il maschio non c'era più, perché le donne mai avevano preso il sopravvento, e così via. E ho trovato in questo libro una cosa
Poi volevo chiedere, intanto chiedere in prima istanza a Edoardo se quando si è messo a scrivere questo suo libro si è reso conto che lui aveva vissuto e stava vivendo in una società che, dove la figura del padre era sbiadita, allontanata e così via. Ma in modo più, in senso più generale, nel libro di Mitchell ci ho trovato questa affermazione: l'eredità non è un destino, ma la minaccia di un destino. Ecco, io vorrei chiederti se tu hai ceduto a questa minaccia di destino, soprattutto scrivendo questo libro, oppure se l'hai fronteggiata inventandoti un tuo destino particolare che non tenesse conto dell'eredità. Forse la scrittura e la pubblicazione di questo libro sono il punto in cui tu hai deciso di rinunciare all'eredità e di diventare Albinati Edoardo, oggi il più anziano degli Albinati.